Dopo vari rinvii nelle ultime settimane del 2023, ha ripreso con la quinta udienza e prima del 2024 il processo legato all'esplosione di canne greche di Gubbio del 7 maggio 2021, questa volta nell'aula E del Tribunale Penale di via 14 settembre Perugia. Le testimonianze odierne dinanzi alla Corte d'Assise presieduta dal giudice Carla Maria Giangamboni hanno ulteriormente esplorato l'attività delle aziende Green Genetics e Greenvest per quanto riguarda produzione e vendita di cannabis light, con gli imputati Gabriele Maria Gloria Muratore, Alessandro Luciano Rossi, oltre al titolare dell'immobile Giorgio Mosca, tutti accusati di omicidio doloso più altri reati per i decessi di Samuel Cuffaro ed Elisabetta Di Innocenzi e gravi ferimenti di Alessio Cacciapuoti e Kevin Dormicchi. Presenti in aula anche i genitori di Samuel, difesi dall'avvocato Ubaldo Minelli, mentre la famiglia di Elisabetta ha come legali Mario Monacelli e Marco Luigi Marchetti. Primo teste Giulia Fiorucci, che svolgeva mansioni nella sede di via del Risorgimento e solo saltuariamente si recava in via del Masaccio. Incalzata dalle domande della PM Gemma Miliani e poi dei legali presenti in aula, Giulia ha riferito di un deciso aumento dei prodotti chimici, ma soprattutto di un odore sempre più forte nei giorni antecedenti alla tragedia. «C'è troppa puzza, me ne vado», ha detto un giorno Giulia ad Alessandro Rossi, deus ex machina dell'abbattimento del THC tramite pentano e lavatrice ad ultrasuoni. «Pensavo fosse laureato perché sembrava molto esperto, poi ho scoperto che non lo era», ha riferito sempre Giulia, confermando invece che Gabriele Muratori non era soddisfatto, chiedeva più refrigerazione durante i procedimenti con il solvente. Quindi parola all'ispettore di polizia ed esperto informatico Raffaele Garrisi, nominato dal PM all'indomani dell'esplosione come consulente tecnico e che nella fase di indagine ha fatto accertamenti su tutto il materiale degli imputati e delle persone offese, estraendo da computer e telefono immagini, video e messaggistica. Grazie alla combinazione di parole pentano più barili sono uscite migliaia di chat, ha confermato Garrisi, alcune mostrate in aula sia di gruppo che conversazione a due, soprattutto da Alessandro Rossi e Gabriele Muratori, dove ad esempio in data 2 maggio si legge di barili che si gonfiano, che danno l'idea dell'esplosione di un razzo. Quindi parola al brigadiere Nicola Vaccariello, che ha riferito sull'attività svolta per accertare le fonti di approvvigionamento del pentano da parte di Greenvest e Green Genetics. Gli acquisti venivano fatti presso la Carlo Erba e la società Ilario Ormezzano, ambedue site nel milanese. Il brigadiere ha parlato dei quantitativi acquistati, 3.080 litri in totale, delle modalità e date di consegna dei soggetti che ne hanno curato il ritiro con la sottoscrizione delle relative bolle di consegna. Ha riferito infine di aver fatto le analisi delle chat delle utenze telefoniche in uso agli imputati, dove sono state ricostruite mansioni e attività. Chat al centro dell'esposizione anche dell'ultimo test, l'appuntato scelto Filippo Ercoli, che ha riferito sui messaggi tra Luciano Rossi e Giorgio Mosca relativamente all'approvvigionamento del pentano. Prossima udienza l'8 febbraio.